primo giugno 2017, temperatura 31 gradi. Mi sono alzato stamattina con calma, con molta calma, perché il mondo può attendere. Nel momento in cui io poi, dal momento in cui esco di casa, devo attendere il mondo. Ho fatto la cyclette guardando Focus, si parlava di padri fondatori degli Stati Uniti d'America, il cui più puro aveva la pellagra, per non dire omicida o libertino o amante segreto di schiavi. Niente di nuovo sotto il sole, sempre la stessa storia. Il potere logora chi non ce l'ha, potremmo dire, tiene innocenti chi non ce l'ha, fino a quando non lo assume. Dopo ho fatto la doccia. Fare la doccia dopo aver sudato è uno degli spettacoli biochimici più interessanti del mondo. Fare la doccia dopo aver sudato facendo l'amore è uno spettacolo divino che cancella tutto. Poi esci fuori e c'è il traffico, un traffico insopportabile, un traffico rotante, un traffico che ti fa ruotare i coglioni. A Milano quando piove c'è traffico, quando c'è il sole c'è traffico. Quando piove all'interno degli abitacoli delle macchine, all'interno delle quali c'è una sola persona per macchina, perché l'ultraindividualismo la fa da padrone, dentro ogni macchina c'è un riscaldamento quando piove, dentro ogni macchina c'è un refrigeramento quando fa caldo, aria condizionata, libertà condizionata. È un concetto, quello dell'aria condizionata, che filosoficamente corrisponde a quello della libertà condizionata, che mi fa venire in mente quella meravigliosa frase di Reinaldo Arenas, scrittore esule cubano, omosessuale, perseguitato dal regime di Castro. E io da comunista non devo avere paura di dirlo, perché io, come disse quel militante di quella vecchia sezione romana in un documentario di Moretti, fossi stato nell'Unione Sovietica, fossi stato all'opposizione, e bravo stronzo, ci avresti rimesso le penne. Dicevo del detto di Arenas: nel capitalismo, come dire, e nel comunismo, la differenza è questa tra i due. Nel comunismo, se ti danno un calcio nel culo devi applaudire, nel capitalismo se ti danno un calcio nel culo puoi gridare. Ecco che cos'è la libertà condizionata: puoi urlare tutto il tuo disagio al mondo, ma questo non lo farà passare, questo non lo farà cessare. Ecco in che cosa si concreta la libertà del capitalismo: è essenzialmente una libertà di sfogo, essenzialmente parole vuote lanciate nell'aria, e l'aria, come se fosse un muro pneumatico, te le rimbalza contro. Vecchie e nuove considerazioni, sempre considerazioni. La mattina, in questa sorta di poesia orale sincopata, prima del lavoro. Auguro a voi tutti, la rima con sincopata, una buona giornata.